Hey Warriors, sono Manimus Santi, quando siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video che poi su un piccolo giochino di Game Jolt che ho trovato e che si chiama Scary Ugly Face, la brutta faccia spaventosa di Jonochrome, fatto per il Ludum Dare Competizione 29 con dei disegni fatti in Paint, quindi ha delle buone recensioni, ergo spero non siano disegni fatti solo in Paint. E dove sono? Si iniziamo! Oh! Cedric e Hamish erano dei migliori amici! Hamish voleva andare al college, così Cedric gli ha dato $10,000! Wow! Loro vivevano su 5 schermate di distanza e, ok, non ho fatto il tempo a leggere. Cedric voleva andare a vedere come stava il suo vecchio amico. Credo, grazie per aver messo dei pulsanti per andare avanti e indietro in caso non sei veloce a leggere in inglese! Shit! Soprattutto se devi leggere in inglese e tradurre in italiano. Ma grazie, 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 grazie veramente tanto. Quindi, ok. Noi siamo Cedric e dobbiamo andare a incontrare Hamish. Quel maledetto ebreo di me. Gli ebrei sono simpatici, sono simpatici. Quei periccioli di ricci e quelle loro piccole cappellini, sapete, no? Quelli che si mettono la kip. È un bel cappellino. Se non fosse che bombardano. No, ok. Niente roba sugli ebrei. Non ora. Ora ci sarà il tempo per perculare, ma non è questo il momento. Quindi, ti abbiamo dato $10,000, quindi non può essere esattamente un ebreo. No, beh, aspetta, in realtà gli ebrei sono un po' spilocci, quindi potrebbe essere un ebreo. Magari non voleva spendere i suoi per andare al college, quindi ci ha chiesto in prestito i nostri, anche se solitamente sono gli ebrei che danno. Perché sto parlando? Perché ora mi sto mettendo a fare questi discorsi strani con voi? Quindi andiamo semplicemente da Cedric. Sì, so come si salta, so come si giocava a Castlevania quando tu ancora non eri stato neanche pensato di essere programmato. Neanche pensato di essere programmato, ok, il mio linguaggio in italiano sta decadendo. Andiamo a trovare il mio amico Cedric. Devo cliccare? Ok! Andiamo a trovare il mio amico Cedric. Cedric! Oi! Ehi, Hamish! Hamish, come... Oh, ora hanno messo un pulsante per andare avanti. Nell'intro no! Qui sì! I don't know, Ken! Hamish, che mi va? Hai fatto la domanda per il college? Oh, non ho più quei soldi. Cosa intendi, maledetto ebreo? Cedric, vai via da qui. Cosa intendi? Intendo vattene! Vai a casa! Ora! Amico, che cosa mi stai nascondendo? Non è importante! Non dovresti essere qui! Questo è quanto! Sono preoccupato! Sto venendo dentro, che tu voglia oppure no! Quello specchio sembra maledettamente costoso. Maledetto ebreo, hai usato i miei soldi che ti avevo dato per il college per comprarti uno specchio miliardario? Seriously? Ok. Bene. Hamish, io ti ho dato $10,000 per il college. Li hai veramente sprecati in questo... per prendere questo oggetto... costoso solo per poterti guardare? È tradotto malissimo perché in realtà dici li hai veramente sprecati per poterti guardare in questo modo
costoso, diciamo, tra virgolette. Quindi, I don't know! Ho appena perso 10.000 dollari, anche se non erano effettivamente i miei, ma lui li ha persi. Lui è il mio personaggio, quindi sono un po' incazzato con Hamish. No, Cedric sono io, Hamish è quella... Andiamo avanti! Quando perdo soldi, mi si scartavetrano le cervella. Andiamo... Cedric, vai fuori e corri a casa! Non siamo più amici, tu maledetto succhiapalle. Aspetta solo finché non prende i miei fiammiferi e il mio gasolio. Oh, ok. Bene. E lo chiamarono Hitler. Faceva arrosto un piccolo... Ok, non dovrei scherzarci sopra, ma ormai ho scherzato un po' su tutto, quindi cosa volete che succeda? Scherzare su un paio di ebrei? Sono sceso molto più in basso, ragazzi, quindi... Non credo che mi toccherà. What the fuck? Ok... Maledetti Gesù saltillanti, sei terrificante! Non temere, mio amico dalla testa rotonda. Sono semplicemente uno stregone brutto. Direi parecchio brutto, caro mio. Uno stregone con quei denti? Quella roba... Se sei uno stregone, cazzo, amico mio, curati un attimino. Sei orrendo! Mi dispiace se ti dico che questa cosa non mi elimina un po' di preoccupazioni. Anzi, quasi nessuna. Troppo tardi, mi sento gravemente oppeso. Pentiti. Ok. Dato che stiamo parlando, non è che avresti dei fiammiferi e del gasolio? Oh, in effetti capita che io abbia abbondanza di entrambe le cose. Facciamo un accordo. Fai una quest per me e io ti darò esattamente quello di cui tu hai bisogno. Ok, d'accordo sia. Hai un nome, stregone testone? Beh, certo. Mi chiamano Sir Face. Sir Faccia. Ok, bene Sir Faccia, come... E tu hai fatto una decisione sciocca, Cedric. In che senso? Aspetta, cosa? Oh no! 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 Oh. Le cose non sono mai come sembrano, caro ragazzo. Alcune volte ci serve un po' di tempo per riflettere. Oh, ok. Torniamo un po' indietro. Stasera è la notte prima che tu faccia visita al tuo amico Hamish. Che non è più un mio amico perché mi ha rubato il... Ora, facciamo finta che tu sia Hamish stanotte. Hamish stava ritornando a casa da una passeggiata al parco. Questo è strano, disse. Pensavo di aver chiuso la porta. La cassaforte era vuota. Non era vuota alcune ore prima. Hamish aveva chiuso via i soldi per il college nella sua cassaforte con una combinazione molto complicata. Nonostante questo, i soldi erano stati recentemente rubati. Oh, quindi non li aveva sprecati per lo specchio. Ok, bene. Rimane comunque un ebreo. Andiamo avanti. Devo muovermi. Cos'è questo? C'era un pezzo di carta sul pavimento. Era parte di un documento con una lista di nomi, indirizzi e un logo oscuro. Hamish aveva il presentimento che quel pezzo di carta non doveva essere nelle sue mani. Era una prova importante da mostrare alla polizia. Era tempo di chiamare il 911. Ok. Salve. Funghi rancidi, sono stato scoperto. Funghi rancidi? Ranch di funghi? Ah, ok. Sono stato scoperto, maledetta puzzola.
brancolante. Quindi sono tornato qui per quel pezzo di carta. I miei associati non possono avere testimoni. E questo significa... Oh! Che devo buttarti a terra. Ma in senso che mi butti con le mani, con il calcio della pistola, o che mi spari? Perché sai, ci sono dei... Ah, ok, credo mi spari. Bene, ok, fantastico, quindi... ok. Andiamo avanti. Ok, qui c'era... Oh! Ehi! Oh, ecco perché c'era lo specchio lì. Ok! Hamish aveva scampato alla morte per ore nella foresta e sulle strade. Era giorno quando finalmente era ritornato a casa. Ok! Va bene. Oh, devo chiamare il 911, giusto? 911! Sono stato inseguito da un lato armato associato con un intero gruppo criminale segreto. Ok. Non so se l'ho perso. Se l'ho perso. Sono a casa con uno specchio decisamente costoso che lui ha lasciato qui, presumibilmente rubato. Per favore, venite il più presto possibile. Ok. Ehi, Hamish! Il suono alla porta era Cedric. E se il ladro stesse ancora girando intorno alla mia casa con una pistola carica? Pensò Hamish. E se la polizia arrivasse e arrestasse Cedric come primo sospettato? Cedric non può stare qui, è in serio pericolo, Hamish ponderava, prima di aprire la porta frontale. Ok, ehi, Hamish, come va? Hai preso il mese di soldi per il call? Ok, sì, questa scena l'abbiamo già vista, sì, sento, vai via ora. Sì, no, io ho dei piselli cotti con le patate, vai fuori dai miei coglioni! E poi ovviamente la storia è quella che è successa. Tranne per i piselli con le patate. Ma cioè, mi hanno oh, adesso ho una voglia matta di piselli con pancetta e patate. Cristo santissimo, perché parlo ogni volta? Poi mi viene fame, porca vacca. Comunque, questo non è uno specchio ordinario. È un artefatto... Prismico di un... È un artefatto prismocellico di un museo. Ok. Alcuni dicono che abbia il potere di evocare uno stregone simile a un ghoul davanti ai tuoi occhi. Ok! Ed ecco perché sono qui. E questa è tutta l'intera storia. Il tuo amico non è andato a spendere i tuoi soldi difficilmente guadagnati per un oggetto vanitoso. Ora, pensi che il piano di bruciare la sua intera casa fosse una decisione molto azzardata e stupida? Sì, credo che fosse un po' estremo, non è vero? Oh, abbastanza. Ma Hamish non è interamente senza colpa. È ancora colpevole di alcune povere e aggressive scelte di parole. Beh, sì, in effetti sì. Quindi, sei sicuro di parlargli e roba del genere? Oh, parlare con lui io farò! E ovviamente... sono Yoda. Fantastico. Beh, una promessa è una promessa. Ti ho dato quanto mi richiedevi. Una guida. E in più ti ho riempito di una tonnellata di fiammiferi e gasolio. Ok. Grazie, signora Faccia. Sir Face. Non signor Faccia. Sicuramente non signora Faccia. Perché credo sia un uomo. Sir, da uomo. Quindi, signor Faccia. Sono grato di averla incontrata. La sua faccia è spaventosa, ma lei è abbastanza figo. Solo ricorda, non prendere... Oh. Don't take everything at face value, ok? Non farti idee solo in base alla prima impressione. Diciamo il senso è quello, ma tradotta non verrebbe comunque col gioco di parole con surface e face value. Quindi, maledetto stregone faccia. C'è sempre molto altro sotto la superficie. Or the surf... Ok, insomma, questo è doloroso. Ok, bye! Ok. Oggi è stato un giorno strano. Cedric e Hamish sono ancora totalmente amicizie. Cedric ha venduto tutti i suoi fiammiferi e gasolio per pagare i fondi del college di Hamish. I ladri armati e i suoi partner sono stati buttati in galera per il resto della loro vita. Tutto grazie, Sir Face. Hai detto
I don't know! Quindi spero che questo video gameplay vi sia piaciuto. Termino con questo video gameplay. Non ci vediamo al prossimo video. Sempre che il vostro Rex91. E se vi è piaciuto, ricordate di mettere un bel mi piace, condividere questo video. E qui come sempre ci saranno dei link per andare agli altri video e ai canali degli amicici. Io non so quello che è successo, non lo voglio sapere. Soprattutto non voglio incontrare il signor Faccia. Credo sia assolutamente spaventoso, terrificante e ha un alito, credo, brutale, visti quei denti. Probabilmente è inglese. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Sempre con il vostro Rex91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!